Ad un mese dalla scomparsa di Ciro Esposito, avvenuta il 25 giugno, sono state programmate una serie di iniziative dal 23 al 25 luglio nel quartiere di Scampia per ricordare Ciro e per discutere di contrasto alla violenza nel mondo dello sport. Gli appuntamenti promossi dalla famiglia di Ciro e patrocinati dal Comune di Napoli e dalla Municipalità di Scampia sono stati presentati oggi a Palazzo San Giacomo. Noi aspettiamo giustizia, ovviamente, ci auguriamo che ci sarà giustizia. E con il convegno che facciamo giovedì con illustri partecipanti ci auguriamo di dare un piccolo contributo per far sì che tutti abbiano diritto a essere tifosi, ma tutti abbiano il diritto di tornare a casa. Mio nipote purtroppo per essere tifoso non è più tornato a casa. Noi continueremo a lottare non solo per la giustizia e per la memoria di Ciro, ma anche per il riscatto di questo quartiere che fino a mo' ha dimostrato compostezza, orgoglio e civiltà. E noi siamo con Scampia e con Ciro per difendere l'onore di Napoli. E venerdì sarà anche consegnata la medaglia d'oro della città di Napoli alla mamma di Ciro, Antonella Leardi. E il teatro è la città ed è la voce della città. Una città che soffre e che è indignata per un morto che non avrebbe voluto piangere. E questa speranza si chiama cultura, perché la cultura della vita vinca la cultura della morte e la cultura di chi non rispetta le regole. Abbiamo reso possibile come amministrazione in primo luogo il desiderio della famiglia, una famiglia che non vuole che la sua storia venga dimenticata, e quindi un gesto dovuto. Tutti i napoletani nelle mani del sindaco daranno alla mamma di Ciro l'alto riconoscimento della medaglia all'onore civile e poi un momento corale in Piazza Grande Eventi a Scampia all'insegna della musica. Ringraziamo il Teatro San Carlo che sarà presente a Scampia, ringraziamo i ragazzi della scuola che ha frequentato Ciro, la Carlo Levi, che anche daranno il loro omaggio, un murales. Ecco, per noi come città la memoria di questo fatto è il modo più importante per poter costruire una città verso la pace e che rifiuti completamente la violenza.